Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video dei Cinghiali sul Tubo. Quest'oggi si torna un po' sull'horror e proviamo un public alpha test version di Haunted One Step Too Far. Noi saremo una persona a cui piace il geocaching, cioè la ricerca di scatolette o di altri contenitori tramite un GPS, tramite delle coordinate che vengono date. E con queste coordinate e un GPS si va a trovare questa. È come una caccia al tesoro, questa scatola dove magari prendiamo una cosa e ce ne lasciamo un'altra. All'incirca funziona così. E questo è l'introduzione del gioco, cioè noi troveremo queste coordinate e andremo nel punto dove dovrebbe esserci questa scatola. Eccoci in gioco. Con la F c'è la classica torcia. E qui leggiamo questo foglietto che ci dice che siamo la prima persona che va a cercare il suo geocache. Sarà una I have an amazing adventure in store for you, quindi ha un'avventura meravigliosa per noi. Te l'ho promesso. Come possiamo notare, siamo sulle coordinate, ma a lui non piacciono i GPS. E quindi ci dice semplicemente di cercare le altre note, in particolare i punti, e noi seguendo queste note troveremo il tesoro. Benissimo. Quindi niente GPS, si va a mano. Vediamo un tanto un pochettino se. Ah sì, posso andare liberamente dove voglio. Punto a suo favore. Ok, F la torcia, va bene, già lo so. Ah, una nota. Very good. Hai trovato la prima nota. Yeah. Exactly what I tell you. If you don't something my action, no, territory. Questo è il suo territorio. Vivo qui da molti anni. Conosco ogni angolo di questa regione. Ma per ora hai sufficienti informazioni. Troviamo la prossima. Keep going. Benissimo, andiamo a cercare la prossima. Nota. Grafica, va detto che non è la grafica finita, non è nulla di finito. È quasi più un prototipo che una versione alfa. Io non vado per il sentiero, seguo la strada principale. Che succede? Low FPS detected. You want to improve per. No, va benissimo quello che c'ho. Ci mancherebbe che con una 1080 ho problemi di performance. Questo è più di un gioco, è una lezione. If you persist, you will be a strong human being. Se io persisto, don't be afraid, I'm watching you. Mi sta osservando. Non devo aver paura. Non devo preoccuparmi. Va bene. Cos'è? Ah, ok, spazzatura. Oddio, mi sembrava un istrice. Ero sicuro che fosse un istrice. Non capisco come fa a osservarmi. Bottiglie abbandonate. Salgo sopra la recinzione come se niente fosse. Sono anche un atleta. Ok, niente di interessante. Ho trovato questo gioco. Casualmente, stavo gironzolando come al solito su Greenlight per cercare qualche anteprima, per parlare con qualche programmatore, sapere date e cose del genere. E sono capitato casualmente su questa. Cambiata la musichetta, su questo titolo. Hai trovato la mia casa. Ho lasciato una chiave per te. Prendila, ne avrai bisogno dopo. Once you have it, dopo che ce l'hai, lascia la mia casa e segui di nuovo il sentiero. Ah, vabbè, si lava in un posto molto elegante. Ha un telefono, una torcia con cui non posso interagire. Interazioni per ora ridotti giusto a quello lì. Oh, pick up the key. Perfetto, la chiave l'ho presa. C'è anche un portatile. Delle medicine. Non posso vedere che medicine sono. Una balestra. Oh.
Una maschera antigas? Sembrerebbe una maschera antigas. Una bilancia, una... tipo una chest. Qua dietro che c'è? Un piccone che non posso prendere, se no giocavo anche a Minecraft, ma niente da fare. Proseguiamo, vediamo fino a dove ci porta questa strada. Come al solito i giochi horror andrebbero giocati con le cuffie, ma... io evito. Stavolta non lo seguo più il sentiero, che cavolo. 3.000 stradine secondarie, seguiamone una. Ok. Che ha detto? Una tomba. Eiler Finch. Ok, per ora non mi dice nulla. Vorrei sapere come si chiama, perché proprio questa persona che mi lascia foglietti si fa chiamare tour guide. Questo suono indica che un suggerimento è vicino. Ah, lì sotto, ok, non l'avevo vista. E questo non è giusto. I don't know what we are. Non so cosa accadrà. Ho una strana sensazione. Non è la tour guide che c'è, non è la guida, quella che ci lascia i foglietti. Questa è un'altra persona. Quindi qualcuno è stato prima, qui prima di me. Oh, questo è di nuovo lui. Sei arrivato al cancello. Una persona will wander around this time of day in this area. Ecco, una normale persona non camminerebbe in giro a questo momento, in quest'area. Hai battuto la tua paura, diciamo così. Ok, ora apri il cancello con la chiave che ti ho dato. Ok, va bene. Perfetto, abbiamo aperto il cancello. No, se è un cimitero? No. Congratulazioni, hai trovato la nuova nota. Oh, la prossima lezione sarà sulla percezione. Non preoccuparti, dopo questa ultima lezione avrai una ricompensa. Allora, il contenitore che sto cercando è in una costruzione. È in una casa, diciamo. Ok, mi dirà dopo di più. Dobbiamo trovare una chiave. Quando l'avrai trovata, ti cercherò. No, forse I've been watching you. Ho sentito un gufo. Sempre molto bello questo posto. Un sentiero, lo riseguo. Niente. Ok, non porta a nulla. Ok, quindi meno male ci sono anche sentieri abbastanza inutili. Ok, io non vedo niente di interessante. Scendo, non mi voglio perdere. No. Niente, pensavo di trovare qualcosa. Mi ha depistato. Questa volta nella panchina non c'è nulla. Ma chi le mette le panchine qui? Stavolta l'ho sentita la musichetta, quindi qui c'è qualche tipo di suggerimento, deduco. C'è nulla. Qui c'è la bombola del gas. E non vedo niente di interessante, però, eh. Si apre? Non si apre la porta, beh. E dove sarebbe questo suggerimento? Eccolo. Trovato. Don't let him fool you. Tu non sei il primo. Allora avevo ragione che non ero il primo. La storia non è molto piacevole. Penso che sono arrivato alla costruzione. È aperto?
Brixfield Asylum. Cacchio, era un manicomio. Cavolo, era un manicomio. E penso di essere arrivato. C'è anche una stradina che gira qua dietro. Ah, l'entrata sarà chiusa. Immagino, una nota. I don't know if I'm gonna make it. I don't have much time. Ah, praticamente lo stava seguendo e sicuramente sta seguendo anche noi. Che succede se salgo su? Fa molto Outcast adesso. Ah, ecco. Abbiamo trovato la chiave. Ok, entriamo e poi direi a questo punto di fermarci qua. Il gioco l'abbiamo visto. Magari finirà anche la demo qui. Proviamo un po'. No, ancora va avanti. Beh, direi posto piacevole. Molto elegante, ben curato. Oddio, che paura. Una nota. Eccellente. Sì, infatti l'asylum è stato abbandonato da 20 anni fa. Ma questo non significa che è vuoto. Sono stato qui prima, in questo posto, alle proprie regole. Dovrò scusarmi di a challenge e prepare for you. Ancora non è iniziato questo challenge. Questa sfida ai nostri confronti. Ma io mi fermo qua. Come al solito vi lascio le informazioni del video, il link in questo caso al sito ufficiale, perché ancora non mi pare abbia una pagina Steam. Spero vi sia piaciuto questo gioco, a me mi è abbastanza interessato, devo dire. Pensavo molto peggio, guardando la grafica e il fatto che non era ancora finito, invece è abbastanza interessante. Con questo vi saluto e ci appuntamento al prossimo video. Ciao!